Maurizio Legrasso, figli della me. Come tutti i lunedì, anche questo lunedì è lunedì. Però quindi, oggi è sabato. Madonna, questo spazio-tempo veramente. Mi sono dimenticato di dirti che era sabato. Mi sconvolge. Raga, ciao, vediamo, questa è il contest. Chi indovina qual è la mia chiavetta e quella di Fada vince quattro schiaffi. Allora, ve li spediscamo noi. Ce la fai oggi a parlare italiano? E spedisco. Comunque sì, vince di schiaffi, ma soprattutto... Che fa sempre bene. Tu non sai perché le prendi, ma io so perché te li do. Allora... Forse ce n'è bisogno anche di più di quanti ne stiano dando già ultimamente con la vostra società. Società. A proposito di società, oggi non c'è la letterina, perché no. In realtà il video di oggi è molto serio. Esatto. È un ragazzo che ha fatto... Si chiama Raimon Oro, ragazzo. Si chiama Raimon Oro. Dicevo, a parte che già guardando il suo profilo Instagram, si vede che è un artista. Si vede che ha qualcosa da comunicare. Poi vabbè, lui fa il fotografo, fa un po'... Quanto ti ha pagato per questa promo? Sai che i fotografi sono tutti un po'... No! E sai la cosa che mi fa impazzire i fotografi? Che ci sono un botto di soldi per comprarsi le macchine e io no. No, il fotografo lui non si accontenta di mettere in posa la modella o di prenderla. Sì. Il fotografo è quello che... Come sei andato? Foto così. Cosa? Si mettono tutti, si sdraiano per terra. Non ti si vede. Non ti si, ah sì, ti si vede. Li trovi nel parcheggio, loro sono fotografi. Si rotolano nella merda per fare le foto, hai capito? Raga, io conosco... Perché sono artisti. Allora, no, conosco un fotografo che quando si guarda i fotografi mi sale un po', no? Faceva le foto di nudo e la mia ex, ovviamente, che l'ha presa benissimo per fare la mignotta in giro, ha detto, oh, fammi le foto. A un certo punto il tipo si infilava anche nelle foto mezzo nudo con lei. Ah, ma senti. No, ma non ti preoccupare, guarda che è una brava persona. Anche Fada è una brava persona. Anche io sono una brava persona. Oh. Ora che mi è salita questa bellissima carogna. Quindi che figlio di puttana. La canzone è molto seria. Stiamo sgravando un pochettino perché la canzone in realtà è molto seria. Tratta un tema molto bello, ma ne parleremo poi a fine video, anche per analizzarlo con voi. Il video, se andiamo ad analizzare, è il video censurato. Secondo le normative di YouTube era un video troppo estremo, troppo violento. No, non è stato proprio censurato. Sì. Non è stata ovviamente demonetizzato, quello sicuro. Quindi comunque hai meno possibilità di farlo arrivare perché la demonetizzazione ti mette anche una sorta di blacklist. Sì. Ma soprattutto non c'è la possibilità di fare promozione al video. Cioè se io artista volessi promuovere un video che è molto violento a livello di impatto, YouTube dice no, per me è troppo violento, non si può sponsorizzare. Quindi gira una versione e sponsorizza quella. Giusto perché non voglio dire che è stato censurato, perché c'è su YouTube e lo linkiamo comunque. Sì, c'è la versione clean, diciamo. C'è la versione clean e c'è anche l'altra versione. Ok. Quindi ve le linkiamo tutte e due sotto. E YouTube e anche Twitch e altre piattaforme si preoccupano molto di censurare e bannare dalla loro stessa piattaforma gente che fa contenuti anche di autolesionismo, giustamente, però incita e sostiene quelli che fanno le challenge. Mangio una settimana da McDonald's, quello non è autolesionismo. Mangio un chilo e mezzo di tiramisù più un pollo e 4 litri di aranciata, quello non è autolesionismo. Puntualizziamo sempre. E contestualizzando un argomento, posso dire che autolesionismo anche semplicemente tagliarsi le unghie. Stiamo decontestualizzando da una storia che vogliamo raccontare. Se io dovessi parlare di una società americana che era schiavista, utilizzando dei termini che non si possono utilizzare, nonostante io contestualizzassi il termine in quel tipo di racconto, come il film di Tarantino, Django. Esattamente. Non dovresti trovare le ispezioni neanche su YouTube. Esattamente quello. Io non sono contro la censura di terminologie che possano infastidire e soprattutto, passatemi il termine, violentare la cultura di un ragazzino. Ovviamente io non posso fare vedere la o parlare di in un video adatto a un pubblico di piccolini, perché sarebbe però brutto. C'è da dire, cioè, che YouTube contro te, ma YouTube te non è una piattaforma per bambini, o comunque si contestualizza esatto. Se io sto contestualizzando il discorso sulle droghe, dove dico ho detto ovviamente tutto bippato perché non posso, se no non viene. Sì. Tanto avete letto il labiale. E lo sto contestualizzando in un discorso molto più ampio, che è magari un discorso contro quel tipo di situazione. Anche senza il magari. E questa è come funziona la censura, con tutte le sue ipocrisie e stupidità. Da YouTube me l'aspetto, visto che è un algoritmo che controlla il problema. Ma da altre piattaforme che hanno delle persone che controllano e vedono che è chiaramente una cosa. Vabbè. Senza polemiche. Ragazzi, ma male. Raimon Oro con la Oro con la H fa una canzone che si chiama Oro. Andiamo a vederla. Produzione non ci ha dato sapere. Chi se ne frega? Senti che bella però. Scialla. Wow, ma lui non è ragazzino. Io sento il fuoco. E le mie grida restano un sorriso sulla gabbia. Wow. Un po' d'Argen, eh.
sì, ma dalle sue abitudini coltiva il sogno di trarsi in similitudini. Darjean è fortissimo, sì. E le doppie importanti tanto quanto il testo ad ascoltare. Wow, yeah. Il mio nome è Ray Oro e il mio nome è Ray Black. Viaggio. Non è seduta con le Ma è sardo lui, varese. Sardo di Varese. Sardo di Varese. Ah. Quindi i bambini che giocano a tirare giù le torri gemelle. Violentissimo. È violentissimo il gioco. Molto teatrale, lasciamo tutto dopo. Wow, raga! Migranti, raga. Si vede che si autoproduce, eh? Eh sì, qualità. Non l'avrebbero permesso. No. Tranne quelli di Repubblica. Sì, con più retorica però. Sto posto. E quando a me ho mangiato qualcosa, dopo mi porto sul divano. Se niente mi toccasse. Tutti modelli, comunque. Sì, sì. Ragazze tutte bellissime e dietro guarda gli uomini. Palestrati. Poi sono quelli che piacciono a Federica. Tutto a un prezzo scopri il tuo. Il mio nome è Oro. Minchia. Cos'era? Era una tipa incappucciata col cappuccio che bruciava davvero. Oh! Sembra una pubblicità lunghissima di Benetton. Solo con dentro un sacco di violenza. Sì. Perché lei è l'unica, no? Perché è sacrificio? Se no ti rompo lo cazzo anche per femminicidio. Beh, al tavolo della roulette russa tutti morti tranne lui, eh. La pistola la porto io. Wow. Sicuramente non è semplice. Allora, cerchiamo di analizzare questo video. Intanto voglio dire, se tutti questi ragazzi, ragazzini e ragazzoni che si dicono nella loro pagina artisti facessero veramente qualcosa di artistico e di teatrale e di ricercato e di sperimentale e avessero davvero qualcosa da esprimere, io sarei molto contento. Invece abbiamo gente che si definisce artista e non ha un cazzo da esprimere e l'arte non sa neanche dove sia di casa. C'è anche chi chiama il suo disco arte e se lo tatua in faccia. Ma tutto il disco doveva tatuarsi in faccia, proprio il vinile, vedo di pam, tatuato di pam 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 pam, le ristampe, ogni ristampa pam 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 pam. Rosico, musicalmente parlando, ti dico la mia, il mix era basso. Sì, ma era anche molto, scelto anche apposta. Over recitato, ma sì, scelto, esasperare una situazione. Il video artistico. Era veramente tutto il male e le cose brutte che vediamo alla tele che ci disumanizzano. Siamo abituati a vedere migranti affogati, siamo abituati a vedere gente che si ammazza per i soldi, perché poi il messaggio di fondo è quello: fatti da parte, io sono arrogante, devo arrivare, il mio prezzo è l'oro. Siamo disumanizzati dal telegiornale che ci mostra guerre che per noi sono solo immagini lontane, i bambini che giocano a tirar giù le torri gemelle. La normalizzazione della violenza. La disumanizzazione anche rispetto alla violenza. Tu vai a prelevare al banco, ma sotto c'è il barbone che dorme, come diceva Don Gio. No, non era Don Gio, era Maria Mirage. No, era Don Gio. Sai che il panel di banco ma te l'ha sempre lui. E quindi questo è un bel pezzo con qualcosa da dire, figo, ricercato, non ha imitato nessun altro. Ha creato un suo stile, un suo mood che magari riflessione. Sì, va bene, però non ad Argent, non però a me piace perché quel ma tipo non di era uno che copiava. No, non è copiare, è un prendere spunto, sì. ma ci sta, ripeto. E magari non piace, però ha fatto un prodotto, curato tutto dall'inizio alla fine. Io un video così non l'ho mai visto. Non è neanche rappata la roba, è proprio recitato. Io direi che è un prodotto artistico di una persona pensante che si è sbattuta e ogni minimo particolare ha cercato di dare un messaggio senza retorica, perché qua devi proprio stare lì e ragionarci su quello, esatto, che hai visto e hai sentito. È un prodotto audiovisivo, audiovisivo, quindi è tutto, è un prodotto completo, sì, anche semplicemente del testo dove lui si autocelebra, come funziona, perché è giusto, perché è la società che ti dice ti devi autocelebrare, pensare solo ai soldi, se gli altri muoiono fa niente, tanto la cura per tutto è loro. Molto molto bello, noi siamo orgogliosi quando tutti gridano carote di presentare prodotti come questo, noi, che magari farà meno view, però noi non abbiamo di che vergognarci. Noi vi chiediamo solo un aiuto, lasciate qua sotto un like, una condivisione e andate a commentare sotto il video del ragazzo, che è il nostro, c'è anche il video integrale, sì. Ma ragazzi, non andate a vedere il video integrale per il gusto dello splatter o del gore, ma proprio per il contrario, guardateli tutti e due, raga, è importante, e guardateli, guardate due, guardate quanto, che cosa ha dovuto censurare, che perché? Cosa ha dato fastidio, e chiedetevi YouTube. Perché complimenti a Raymond Oro, molto forte, peccato che è sardo, peccato, ma che è un sardo, po' non so se è sardo, non senti, ma là che parla un po' così, ma non è vero, è certo. Boffalora sopra Ticino, Boffalora sopra Ticino, varese, però lui è sardo. Oltretutto Boffalora c'è, cioè una Boffalora della morte dell'amore, te lo ricordi della morte dell'amore? Non so, però ci facevo le gare di karate, c'erano tutti i zombie. Ciao Aliu, grazie per averci mandato questo video, vi chiediamo se vi è piaciuto anche di condividerlo nei vostri social, anche
anche se non vi piace, però bisogna supportare la gente che si sbatte e fa roba di qualità anche se non ci piace. Par condicio. Ciao. Ciao. Non dire ste bestemmie ogni volta. Ciao.